Adriano Tardiolo, protagonista del film Lazzaro Felicio, della nostra amica regista Alice Rohrwacher, orvietana, castelgiorgese, una storia importante per lei, ma soprattutto, diciamo, un onore per l'Italia, per quello che ha fatto in pochi anni, riuscendo per ben due volte ad imporsi al Festival di Cannes. Oggi è il 31 di maggio del 2018, diciamo una data importante perché esce in tutte le sale italiane il film Lazzaro Felice. Adriano Tardiolo è qui alla stazione di Orvieto, non a caso, perché facciamo un po' un excursus, cioè cerchiamo di raccontare in un modo particolare, come capita non a tutti nella vita, all'improvviso un viaggio, chiamiamolo fantastico, inesperato. Insomma, Adriano Tardiolo diventa il protagonista di un film, l'immagine di una locandina, una vita che cambia. Adriano è cambiato? Adriano no, Adriano non è cambiato. Adriano, penso di poter dire che è rimasto sempre Adriano di sempre, un po' timido, un po' anche un po' svampito. E diciamo, il casting, l'inizio del viaggio è stato un po' inusuale. Io non ho mai fatto il casting, non mi sono presentato al casting, ma è stata Alice che, attraverso una sua collaboratrice nella scuola che frequentavo l'anno scorso, mi ha visto e mi ha scelto. Mai avrei pensato di fare un film, mai avrei pensato di entrare così nel mondo del cinema, o comunque la recitazione era una cosa che era molto lontana da me. E quindi è iniziato questo viaggio bellissimo con una regista che mi ha sostenuto sempre, mi ha insegnato tante cose, e quindi abbiamo iniziato questo viaggio insieme. Senti, Alice ti ha cercato, tu l'hai trovata. Com'è lavorare con Alice, ma lavorare con Alba, lavorare con un cast che comunque, insomma, è importante. Poi è un cast, diciamo, abbastanza variegato, perché attori unisce, e questa è la caratteristica probabilmente speciale di Alice, unisce attori famosi anche a personaggi un po' che vivono come te, che sono entrati nel mondo del cinema all'improvviso. Trovarsi anche vicino a un personaggio come Roberto Benigni, che poi ha vinto anche il premio Oscar, che non è per niente da sottovalutare. Com'è questo mondo? Allora, lavorare in questo film è stato un po' come stare in una famiglia. La sensazione del gruppo, dello stare insieme, sono quelli che ci hanno accompagnato durante tutto il film. Sicuramente ci sono persone che lavorano anche per lo stare insieme, per costruire un rapporto. Io dico sempre che Alice, prima di lavorare con gli attori, lavora con le persone, e questa secondo me è la caratteristica un po' che la contraddistingue. Quindi l'esperienza poi di Cannes, ci siamo tutti un po' ritrovati e abbiamo conosciuto anche Roberto Benigni, siamo stati a cena con lui, insieme anche a Nicoletta Braschi, e sì, anche insieme a Carlo, cioè, stavamo, e quindi sicuramente ci ha fatto molto piacere conoscerli, sono stati fantastici, abbiamo lavorato insieme a Nicoletta, è una persona molto, come possiamo dire, è un... alla mano. Sì, alla mano. E quindi abbiamo conosciuto anche Benigni, è bellissimo, insomma. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Il film si conclude con un viaggio particolare, un viaggio pieno di significati, che poi scopriremo anche, diciamo, vedendolo in questi giorni nelle sale, sia a Orvieto, sia a Bolzena, sia in altre realtà, insomma, cinematografiche del territorio. Ma quello che succede in un viaggio
così particolare può in un certo qual modo anche andare a portare sensazioni nuove nella vita. Ora però questo film racconta una storia di una vita in un certo qual modo che sta scomparendo, come anche Alice ha più volte sottolineato, e non a caso questo protagonista è anche, chiamiamolo, un antidivo contemporaneo, no? Perché a 20 anni ha scelto di non avere un profilo Facebook, insomma anche tu sei una persona probabilmente anche umanamente adatta. Senti, vivendo questo percorso, che cosa ti senti di raccontare come simbolo del tuo viaggio? Nel senso, questa vita bucolica che si sta perdendo, che un po' è l'anima del film, questa poesia, ma questo messaggio anche di contemporaneità, di rivalorizzare molte situazioni, tu da antidivo, sempre mettiamoci le virgolette, come lo racconti? Lo racconterei come una storia, una parte della storia d'Italia che sta scomparendo. Non abbiamo più i contadini quelli di una volta, e quindi è una parte della storia d'Italia che ci ha accompagnato fino agli anni 80 circa, e che ora non c'è più. C'è una trasformazione sociale nel nostro paese che ci porta a dire che ormai, come sappiamo, il settore terziario, il settore dell'innovazione stanno prendendo il sopravvento rispetto all'agricoltura, e quindi oggi quei costumi, quelle persone, quelle facce di una volta non ci sono più. E quindi raccontare questa storia adesso forse era importante.